Cosa vuol dire avere la BPCO, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva? Questa malattia come limita la vita dei malati? Qual è il rapporto del paziente appunto con la sua malattia in generale e con i farmaci? Ecco, sono queste alcune delle domande che sono state al centro di un'indagine molto interessante che l'Eurisco ha condotto su un campione rappresentativo di pazienti italiani affetti da broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Noi ci facciamo raccontare il senso di questa indagine e i risultati più importanti dalla dottoressa Isabella Cecchini, appunto a capo di GFK Eurisco. Dottoressa, allora innanzitutto una breve premessa. Questa ricerca su quanti pazienti l'avete condotta, qual è stata la modalità e soprattutto chi era questi pazienti, cioè qual era il loro profilo appunto di età e di collocazione geografica e così via? Abbiamo intervistato 100 pazienti affetti da BPCO, l'obiettivo della ricerca era quello di capire qual è l'esperienza della malattia, ma soprattutto in che cosa e quanto la malattia limita la vita dei pazienti, nella vita di tutti i giorni. Sono pazienti per la maggioranza di età avanzata, sopra i 60 anni, ma c'è anche una buona percentuale, circa il 40%, che ha meno di 60 anni, quindi sicuramente una malattia che colpisce la popolazione più anziana, ma in realtà riguarda sempre di più anche una fascia di persone più giovani. Sono un pochino in prevalenza maschi rispetto alle donne, ma le donne stanno crescendo, questo perché c'è un legame forte col fumo e l'abitudine al tabagismo sta crescendo negli ultimi decenni molto fra le donne. Ecco, questa malattia come incide sulla qualità di vita dei malati e quindi come la limita? Quali sono le attività che appunto si potevano fare prima e a causa della malattia si possono fare di meno o non si possono fare del tutto? È una malattia che ha un impatto enorme sulla qualità di vita delle persone, nella vita di tutti i giorni, limita dalle più banali attività delle persone come il camminare, fare pochi passi, fare una rampa di scale, le persone poi si abituano e si adattano a queste limitazioni addirittura evitando e limitando la propria vita di tutti i giorni e le proprie attività, limita la vita sociale, la possibilità di vedersi con gli amici, andare al ristorante, andare a teatro, al cinema, i sintomi, la tosse, l'affanno, la dispnea, proprio porta anche a fare fatica a parlare con le persone, a stare in mezzo agli altri. Limita anche, questo è un dato importantissimo che riguarda, forse inaspettato, limita anche la vita privata, l'intimità con la propria partner, quindi la difficoltà a stare insieme, ad avere una vita felice anche dal punto di vista della coppia. Ecco, qual è il rapporto invece della malattia sul lavoro? Il paziente continua a lavorare oppure la malattia appunto cambia anche questo? Ecco, questo è un dato veramente allarmante. Si è sempre pensato che fosse una malattia degli anziani e che quindi avesse poco impatto anche sull'aspetto lavorativo. In realtà i nostri pazienti ci hanno detto che nel 30% dei casi hanno dovuto o rinunciare al lavoro o cambiare il lavoro. Quindi un impatto importantissimo sul piano lavorativo. Ma il paziente è cosciente della gravità della sua malattia? È cosciente di come potrebbe poi andare a finire, evolvere se non prende dei provvedimenti? Ecco, questo credo che sia un aspetto importantissimo su cui la comunicazione, l'informazione e anche la relazione col medico possa lavorare. I pazienti tendono a sottovalutare la malattia, tendono a banalizzarla, proprio adattandosi anche alle progressive limitazioni che la malattia impone, come se tendessero a banalizzarla, a sdrammatizzarla, a sottovalutarne la gravità, ma soprattutto a sottovalutarne le conseguenze, l'evoluzione degenerativa. Ecco, invece il fumo come si inserisce in questo mondo? Perché appunto lei ci ha detto, come già si sapeva, che appunto la maggior parte dei pazienti sono fumatori nella loro storia, ecco, ma una volta diagnosticata la malattia si cambia, si smette di fumare oppure si continua? Il fumo è un aspetto centrale, non solo perché è una delle principali cause, non è l'unica evidentemente, ma è una delle principali fattori legati alla malattia, ma è anche un aspetto di grande conflittualità. Metà dei pazienti fumatori non riesce a smettere di fumare e sul tema del fumo si giocano una serie di aspetti psicologici anche nella relazione del medico. Il paziente sa che dovrebbe smettere di fumare, non riesce a smettere di fumare e tra l'altro, questo è curioso, una delle attività che lui percepisce come effetto e limitazione della malattia è proprio il fumare, come se la malattia addirittura ostacolasse il suo desiderio di fumare. Purtroppo questo è un tema da affrontare con grande serietà perché il fumo è una delle cause, ma anche una delle principali fattori che portano poi all'aggravamento progressivo della malattia. Ecco, gli studi clinici ci dicono che per questi farmaci l'aderenza alla terapia di solito è molto bassa. La vostra ricerca cosa ci dice in questo senso? Anche questo è confermato, il 40% dei pazienti ci dice che smette, sospende, interrompe, si dimentica la terapia,
Anche questo è legato alla scarsa consapevolezza della gravità della malattia e dell'importanza della cura. Ecco, non è lo scopo della ricerca, ma se volessimo dare un messaggio ai malati, cosa gli dovremmo dire? Forse bisognerebbe aiutare i pazienti a intravedere una prospettiva positiva. Io credo che questi pazienti si sentano molto colpevolizzati proprio per il fumo, per il fatto che non riescono a smettere di fumare, per la conflittualità che questo poi produce anche nel rapporto col medico. Io credo che una buona alleanza col medico, un progetto di terapia, una prospettiva positiva, quindi vedere la luce oltre il tunnel e pensare di poter migliorare la propria condizione e a poter desiderare di stare meglio, io credo che questo possa essere un bel lavoro da fare per i pazienti, perché possano veramente sentirsi presi in carico nella cura e poter avere una prospettiva positiva.